Oggi abbiamo in studio il commissario di Forza Italia Delendini e Carlendini. Parliamo di una convocazione del Consiglio Comunale che dovrebbe avvenire a giorni per quanto riguarda il problema dei rifiuti in questa città. Ecco, un Consiglio Comunale quindi che dovrebbe affrontare le problematiche delle discariche che si vogliono realizzare e ampliare in questo territorio. Sì, si tratta di in realtà si prende spunto dalla richiesta di ampliamento della discarica di Grotte San Giorgio che la ditta Sicula Trasporti ha avanzato a quanto pare alla Regione Siciliana, che la discarica che ricade proprio nel territorio di Lentini. Oggi noi abbiamo in città una forte mobilitazione anche fatta da parte dell'amministrazione nei confronti della discarica Armicci, ma si rischia di dimenticare quella che è la discarica più grande della Sicilia che insiste sul territorio di Lentini, che è la discarica di Grotte San Giorgio, il cui ampliamento pone ancora più a rischio quella che è l'integrità del territorio lentinese e limitrofo e l'integrità anche della salute dei cittadini. La paura è quella che si riscontra in questi momenti in questa società, nella società lentinese, cioè l'esistenza evidentemente di gruppi di interesse interessati, scusi il bisticcio di parole, al business dei rifiuti sul territorio della città di Lentini. Su questo allora i consiglieri comunali Santocona e Reale insieme a me hanno voluto in qualche modo porre l'accento e l'attenzione del massimo consesso civico su questo argomento, tentando di votare una mozione di indirizzo che in qualche modo impegni l'amministrazione, il consiglio comunale tutto, a porre in essere tutte quelle attività politiche, amministrative e legali che in qualche modo possano scongiurare le richieste di questo genere di ampliamento o di iniziare nuove attività legate al business dei rifiuti sul territorio della città di Lentini. Ecco, al Comune di Lentini c'è anche un comparto finanziario da attenzionare. Sì, noi abbiamo preso atto negli ultimi, da quando si è insediata la nuova amministrazione, che con una serie di atti amministrativi il comparto finanziario è stato in qualche modo svuotato dei funzionari che prima ne facevano parte, ad esempio la signora Scammacca, che era il coordinatore del comparto di tasse riscossione delle tasse, è stato spostato all'ufficio del giudice di pace e così altri funzionari. La preoccupazione è quella che il comparto che dovrebbe avere più attenzione dovrebbe essere potenziato, perché tutto quello che riguarda la tematica del risanamento del bilancio passa attraverso la capacità dell'ente di imporre e riscuotere i tributi, in questo modo viene in qualche modo depotenziato e quindi la preoccupazione è che non si riesca poi ad arrivare a quel famoso risanamento del bilancio che è il vero grande argomento di questa legislatura. Ecco, per concludere, tutto all'inverso quindi delle promesse fatte in campagna elettorale dal sindaco Bosco. E ancora è presto per dire se siamo veramente all'inverso di tutto ciò che era stato detto in campagna elettorale. Certo è che stiamo molto attenti a che la direzione che questa amministrazione intraprenda non sia poi, non dico inversa rispetto a quelle che erano state le promesse e gli impegni elettorali, ma in qualche modo comunque lesive degli interessi della città, del comune e dell'ente.